Ciao a tutti! Questo sarà un video di ringraziamento doveroso per i 100.000 iscritti che ormai sono stati anche superati. Vi ringraziamo, parlo sempre al plurale perché la faccia ce la metto io, ma siamo insieme io e Federica a fare questi video. Insomma, vi ringraziamo davvero tanto con tutto il cuore per aver raggiunto questo traguardo, magari per molti di voi banale o superfluo, ma per noi veramente molto importante perché è un po' un ripagarci di tanto impegno ed è una bella soddisfazione, devo dire, fa un certo effetto. L'abbiamo visto domenica mattina, eravamo arrivate a 100.000, io mi sono svegliata che erano 100.001 e devo dire, ragazzi, mi ha fatto proprio effetto, quindi davvero grazie, grazie, grazie. E a questo proposito l'ha pensato Federica, poi mi ha convinto di caricare il primissimo video fatto per caricarlo poi su quello che è diventato il nostro canale. Inizialmente era un canale dedicato ai dolci, poi come qualcuno di voi saprà ci siamo trasferite anche cambiando alimentazione sul goloso mangiar sano. Nella ricetta che avevamo registrato facevo un pan di Spagna, ragazzi, io mi vergogno da morire perché innanzitutto ero piccola, ero proprio una bimba ed ero super impacciata, quindi voi immaginate quando ancora YouTube non era YouTube, insomma era una cosa così come un'altra, quindi parlare davanti alla telecamera anche se al giorno d'oggi può essere una cosa molto normale, molto banale che tutti fanno, all'epoca, parlo un po' proprio da vecchia, però fino a qualche anno fa era una stranezza. Io ero bambina e ero impacciatissima. Federica aveva una piccola compatta, come scrivevo sul video, sulla foto di Instagram, ed eravamo proprio incasinatissime. Io mi vergogno tantissimo, spero che vi facciate qualche risata e niente, magari non insultatemi, per favore, adesso tutti quanti si disiscriveranno, tanta fatica per arrivare ai 100.000 e poi un video ha rovinato tutto, no? Spero davvero che vi facciate qualche risata, a me fa anche un po' tenerezza riguardarmi. Comunque, detto questo, prima di lasciarvi al mio schifo video, volevo approfittare per incoraggiare tutte quante le persone che magari stanno pensando di buttarsi, di lanciarsi in un lavoro, in un mondo virtuale. Quindi se magari avete un canale YouTube, avete una pagina su Facebook, un blog, un sito, una qualsiasi cosa, un profilo Instagram e lo volete insomma pubblicizzare, se lo volete comunicare, lasciate il link qua sotto. Io spero che sia una piccola grande occasione per fare un bello scambio. A me piace tantissimo guardare i vostri siti, i vostri canali, i vostri profili, faccio sempre un salto da voi, anche se magari non riesco a scrivere sempre qualcosina, però ci vado ogni volta, ve lo giuro, e mi piace davvero tanto. Quindi se ne avete uno, linkatelo qua sotto, così io e anche gli altri utenti faremo un salto molto volentieri. Perciò piccolo incoraggiamento a tutte le persone che vorrebbero buttarsi in questa cosa e niente, vi lascio al video e ancora grazie a tutti, ciao! Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come fare il pan di Spagna. È una ricetta veloce, semplice e alla portata di tutti. Gli ingredienti sono uova, zucchero, frumina, farina 00 e lievito. Per ogni uovo andranno messi 20 g di frumina e 20 g di farina 00, 40 g di zucchero e una bustina di lievito ogni 6 uova. Per prima cosa separiamo i tuorli dall'albume. Possiamo cominciare. Negli albumi mettiamo un pizzico di sale. Io utilizzo una planetaria, ma potete utilizzare qualsiasi frullino elettrico, non c'è bisogno di avere delle impastatrici. Una volta che gli albumi saranno ben montati, possiamo aggiungere lo zucchero semolato e continuare a montare fino a raggiungere la consistenza di una meringa. Ora, questa è la consistenza ideale che deve avere la nostra meringa, come vedete è molto dura.
ed è il segreto per la buona riuscita di questo pan di Spagna. Adesso possiamo aggiungere i tuorli e una volta ben miscelati all'impasto aggiungeremo poco alla volta le due farine setacciate e il lievito. Possiamo versare il nostro pan di Spagna adesso nella teglia imburrata e infarinata. Un consiglio che vi do per capire quando il pan di Spagna sarà pronto è quello di controllare che si sia staccato pochi millimetri dalla teglia. Una volta pronto, prima di estrarlo dal forno, lo lascio intiepidire con lo sportello chiuso circa 5 minuti e altri 5 minuti circa con lo sportello semiaperto. In questo modo eviteremo che lo sbalzo di temperatura troppo brusco possa in qualche modo rovinare il nostro dolce. Per realizzare questo pan di Spagna ho utilizzato 12 uova e l'ho cotto in una teglia di circa 30x40 cm. Ma per una teglia più piccola di 25-30 cm potete utilizzare benissimo 6 uova. Quando sarà completamente raffreddato potremo estrarlo dalla teglia. Per conservare al meglio il vostro pan di Spagna potete ricoprirlo con della pellicola alimentare. In questo modo eviterete che si secchi troppo. Potete conservarlo in frigorifero e si può anche congelare. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, alla prossima!